Presenta come si fa il cast. Come è bello dopo mangiato andare in bagno e cacare e uscire leggeri e profumati, ridenti e soddisfatti. Vi siete mai chiesti come mai tutto ciò è possibile? È possibile grazie al cesso. Per fare un cesso, procuratevi un blocco di marmo la cui forma si avvicini a quella di un WC e metteteci la paletta spartiacque nel mezzo. E il gioco è fatto. Sicuramente il grande Michelangelo ne avrebbe ricavato un bellissimo Davide di Donatello dal marmo. Invece, noi prenderemo l'imbuto della tazza e lo assembleremo con l'uovo di Pasqua. Ribaltare e aspettare un po'. E il gioco è fatto. Riempite il bidet pieno di latte e calcinaccia, possibilmente granarola. Dopodiché staccate il violoncello dal lavandino e successivamente anche il lavandino. Dopodiché prendete il coperchio del bidet e il gioco è fatto. E appoggiategli il cerchione da sopra. Uniteli e incastonateci il bidet da dentro. E il gioco è fatto. L'operaio successivamente penserà a ribadirlo con delle fascette di plutonio, incastonandoci delle zeppe. L'operaio avrà pensato a mescolare del Nesquik nel calcinaccio lattosio. Una volta sorta un'ebollizione, posizionare ogni sovraccesso con il bicchiere pronto per contenere un sacco di buon latte e applicate la teoria dei cessi comunicanti. Ogni bicchiere infatti sarà collegato all'altro dell'altro cesso mediante un sistema di tubi catonici. Ogni bicchiere si riempirà della stessa quantità di latte precedentemente sfornato. Staccare da ogni cesso il coperchio e ribadire con della colla al latte. Riassemblare le due parti del WC, ma solo per un secondo virgola 92. Poi applicare il bugo di bambina. E il gioco è fatto. E il gioco è fatto. L'operaio provvederà a togliere la linea perimetrale e occluderà il foro retrostante con un tappo di argilla pura. E il gioco è fatto. Bisognerà poi levigare il water affinché quando ci si segga da sopra non ci graffiamo le gambe. L'operaio provvederà a levigare ancora la tazza. L'operaio provvederà ad utilizzare l'aerografo per dipingerlo, e l'operaio lo prenderà, e l'operaio farà questo, e l'operaio farà quello, e farà sempre l'operario, ma no. Con le nuove tecnologie non ci sarà più bisogno di alcun operaio. La macchina autopitturante a oscillazioni sussultore e omogenizzante provvederà a dipingere gli sciacquoni. Ed il gioco è fatto. Una macchina specializzata penserà ad infornare i Vespasiani. E il gioco è fatto. Scegliete il vostro gabinetto preferito tra il lucido standard,
l'opaco ruvido ingialliato o quello per bimbi. Quello che va per la maggiore è il modello standard a tazza ovale. E il gioco è fatto, ma potrete optare per il pisciamuro, fare pipì nel lavandino, modello capsula, pisciamuro a sediolino dove però non potete fare la cacca e il modello con sciacquone incorporato. E il gioco è fatto.